Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video, non unboxing questa volta, bensì acquisti manga. Partiamo leggeri con le serie che ho continuato ad acquistare e che stavo già seguendo precedentemente, quindi per la maggiore shonen. Numero 10 di Vigilante. Non so se lo conoscete, si tratta dello spin-off su My Hero Academia. La storia è di Furuashi, i disegni sono di Bettencourt, però la storia originale è di Koyori Koshi è approvato. Si tratta di uno spin-off ufficiale e si basa principalmente su My Hero Academia. Infatti al suo interno possiamo trovare anche personaggi iconici della serie originale. Non voglio spoilerlo troppo perché magari qualcuno di voi segue Vigilante e quindi di conseguenza potrebbe ricevere spoiler dal volume 10, anche se ormai è uscito da un bel po'. Io l'ho acquistato appena uscito, però non lo so, magari qualcuno di voi potrebbe non averlo ancora acquistato, quindi meglio non rischiare spoiler da questo punto di vista. Mi piace Vigilante? Sì, almeno tanto quanto mi piace My Hero Academia, semplicemente perché funziona in concomitanza con la serie originale. Come serie standalone probabilmente non mi piacerebbe più di tanto, però si sposa benissimo con My Hero Academia, riesce in qualche modo a dare più profondità ad alcuni personaggi, soprattutto a personaggi come Aizawa e Present Mike, ad esempio. Chi sa, sa. Chi vuole capire capisca. E niente, io ne consiglio almeno la lettura, poi se vi piace anche l'acquisto. Però ovviamente sta tutto nei vostri gusti e soprattutto è una serie che vi consiglio soltanto qualora seguiate già My Hero Academia, altrimenti è praticamente inutile. Ma andiamo avanti. Altra serie ovviamente che ho continuato ad acquistare, avete già visto i numeri precedenti negli altri miei unboxing manga, quindi sicuramente questa potevate aspettarvela. Shaman King, volume 7, 8, 9 e 10, tutti quelli usciti fino ad ora. Guardiamo insieme le sovracopertine, ma i manga non li sfoglierò più di tanto perché ci sono veramente tanti spoiler dal volume 6 in poi praticamente, quindi tutti questi sono molto spoiler da molti punti di vista per chi non conosce troppo la serie. Quindi, volume 10, copertina del nuovo tipo, della nuova edizione, molto molto bella, ma molto bella anche la vecchia. Meraviglia. Andiamo avanti. Volume 9, sovracopertina della nuova edizione, sovracopertina della vecchia edizione. Qui probabilmente c'è un po' di profondità in più nella vecchia edizione, ma questa della nuova edizione è un'illustrazione veramente carina, veramente meravigliosa. Volume 8, sovracopertina della nuova edizione, sovracopertina della vecchia edizione. Ecco qui entrambe a confronto. C'è un po' di profondità cromatica in più nella vecchia edizione, ma l'illustrazione della nuova edizione è molto molto più bella a mio avviso stilisticamente. Inoltre la posa e l'anatomia mi sanno di un qualcosa di più concreto, secondo me funziona molto molto di più. Guardate che meraviglia, davvero. Queste nuove copertine di Shaman King, da vecchio amante della serie, mi fanno veramente impazzire e non vedevo l'ora sinceramente di arrivare a questi volumi dove effettivamente l'opera inizia per davvero, perché i primi volumi di Shaman King sembrano un po' un esperimento, poi una volta che si arriva a questa parte della storia si inizia ad avere qualcosa di molto più concreto. E infine volume 7, li abbiamo visti al contrario ma non fa niente. Sovracopertina con il nuovo stile grafico e sovracopertina con il vecchio. Io amo lo stile di Takei, quindi niente da ridire. Shaman King è una serie che, come ho detto quando abbiamo visto i primi volumi, straconsiglio sia a chi l'ha letta all'epoca, perché in questa edizione ci sarà il vero finale dell'opera, quello tagliato da Besatsu Shonen Jump eccetera eccetera eccetera, ne abbiamo parlato nel primo video unboxing, lo trovate qui in alto a destra qualora non l'abbiate già visto, e sia chi vuole approcciarsi ad una nuova opera e comunque ad una pietra miliare degli shonen. Ma probabilmente faremo un video dedicato a Shaman King non appena finirà tutta questa serie, tutta la nuova edizione, tutta questa Final Edition. Per ora vi mostro semplicemente i volumi, andiamo avanti, non discutiamone troppo perché altrimenti davvero potrebbe uscire fuori un video per ogni 5-6 capitoli.
quindi meglio di no, altrimenti questo diventa un canale dedicato a Shaman King. Andiamo avanti e iniziamo con le cosette serie, sostanziose e soprattutto, ahimè, costose. Ho acquistato, sotto consiglio di una mia amica, Uzumaki di Junjito. Non soltanto il volume 1, bensì, ovviamente, volume 1 e volume 2. Questa, ragazzi, è stata la mia lettura estiva. Ora, io non avevo mai fino ad ora letto qualcosa di Junjito. Innanzitutto c'è da dire che Star Comics con questi manga, a mio avviso, ha fatto un lavorone. L'estetica non è quella di un classico manga, bensì sembra letteralmente un libro, un mega librone. Adesso, per farvi capire più o meno quanto sia grande Uzumaki, lo metterò a confronto con Vigilante, che ha le dimensioni di un classico manga. My Hero Academia ha le stesse dimensioni di Vigilante. Eccolo qui. E soprattutto, eccolo qui. Non si capiva prima quando era da solo, vero? Non si capiva quanto è enorme Uzumaki. Non l'avevo capito nemmeno io prima di approcciarmi alla lettura. E questa è stata la mia principale lettura estiva. Poi ho letto un po' qualche libro, oltre che i manga, in quel mese di agosto. Quindi in realtà ho avuto modo di occupare il mio tempo. Però, ragazzi, Uzumaki, la mia prima lettura di questo meraviglioso autore. In questo video dedicato agli acquisti manga non voglio in nessun modo fare spoiler su Uzumaki e su ciò che racconta. Vi dico soltanto che Junjito ha un modo di narrare, almeno in questo fumetto, che si basa completamente su dei principi ben saldi. I personaggi si muovono e vengono caratterizzati specialmente in base alle loro paure. E se c'è un qualcosa, a mio avviso, che funziona in questo tipo di letteratura, in questo tipo di fumetti, è il fatto che la paura riesca a far uscire fuori la vera identità, il vero io, dei vari personaggi. Quindi si hanno delle situazioni strane nelle quali magari i personaggi più pavidi si mostrano in realtà dei coraggiosissimi difensori delle altre persone, mentre quelli più impavidi si mostrano degli egoisti timorosi di fronte alla paura, di fronte alla paura soprattutto dell'ignoto, perché è su questo che si basa Uzumaki. Ma non voglio dire nient'altro, voglio dire soltanto, vi mostro a schermo in questo momento qualche disegno, qualche tavola di Uzumaki di Junjito. E ragazzi, se ne avete la possibilità, se avete 16 euro a volume da spendere, perché costano veramente tanto, ma sono dei libri praticamente, quindi in realtà il costo, a mio avviso, è più che giustificato. Sono dei libri sia d'estetica che per quanto concerne i contenuti e soprattutto i dettagli di queste tavole. Se fosse stampato più piccolo non avrebbe tutto questo forza d'impatto, non avrebbe tutta questa potenza nei disegni, non si vedrebbero tutti i dettagli che Junjito ha messo in ogni singola tavola, in ogni singola vignetta di questi due fumetti. Quindi io sono molto felice di questa edizione e secondo me il prezzo è più che giustificato. E per l'appunto, se avete 16 euro a volume da spendere, questi sono un ottimo acquisto. Anche perché col volume 2 finisce la serie di Uzumaki, quindi volume 1, volume 2 e avete la serie completa. Il costo è alto, ma secondo me ne vale la pena se siete amanti dei fumetti horror, ma soprattutto se non ne avete mai letto uno e volete approcciarvi a questo tipo di lettura, perché secondo me iniziare con un qualcosa di simile è impressionante, vi fa capire questo genere fino a che livello di qualità può arrivare. Detto ciò, aspettatevi a brevissimo un video su Uzumaki, un video su quanto mi abbia conquistato la mia prima lettura di un'opera di Junjito, perché arriverà molto presto, ma andiamo avanti. E qui si arriva a uno dei miei autori preferiti in assoluto, Hirohiko Araki, con Così parlò Rohan Kishibe. Non ho acquistato il volume 2, ancora, semplicemente perché tra Uzumaki e il prossimo manga che vedremo avevo letteralmente finito i soldi. Costa tutto troppo, 5,50€ prezzo di copertina, è tra i più economici che ho acquistato veramente a sto giro. E ragazzi, davvero devo parlarvi di Araki. Non c'è niente da dire su Araki. Amate Araki? Vi piace il personaggio di Rohan? Compratelo. Cioè, nient'altro da dire. Così parlò Rohan Kishibe. È meraviglioso, è stupendo. Se vi piace Araki, altrimenti non vi piacerà, 100% garantito.
cioè è Araki in tutto e per tutto, quindi se vi piace JoJo vi piacerà questo, se non vi piace JoJo non compratelo, semplicemente. E sono soltanto due volumi, devo acquistare Così parlò Rohan Kishibe volume 2. Quando li avrò entrambi, quando li avrò letti entrambi, per ora ho letto soltanto questo, ne discuteremo e probabilmente arriverà un video dedicato a Rohan Kishibe. Poi ovviamente in futuro recupererò Rohan al Louvre e qualche altra cosina di spin-off, ma questa non è l'unica cosetta di Araki che ho acquistato. E l'altra cosetta di Araki che ho acquistato è il motivo per il quale insieme ad Uzumaki ho finito i miei soldi in questo mese di agosto. Quindi vi mostro qualche tavola di Così parlò Rohan Kishibe qui a schermo, dopodiché andiamo direttamente avanti e vi mostro il mio tesorino, la reliquia di questo video. Sì, l'ho comprato, l'ho fatto, è un cofanetto meraviglioso e contiene, non entrano praticamente nell'inquadratura messi uno sull'altro perché anche questi sono di dimensioni molto grandi, eccoli qui, non troppo grossi, tranne Bao, eccolo qui, lui è abbastanza sostanzioso in realtà e niente, stiamo parlando dei primi lavori di Araki, prima di JoJo. Magical BT, questa edizione è meravigliosa davvero, questo cofanetto è stupendo. Bao, chi di voi ha giocato All Star Battle avrà notato che c'è Bao tra i personaggi, non ricordo se sia DLC, però c'è, sicuramente se conoscete quel gioco l'avrete visto. Gorgeous Irene e infine Under Execution, Under Jailbreak. Si tratta, come ho detto prima, dei primi lavori di Hirohiko Araki. Infatti l'edizione si intitola Il bizzarro universo di Hirohiko Araki. E niente, non li ho letti tutti per ora. Ho letto Bao perché mi incuriosiva un sacco e Gorgeous Irene per lo stesso motivo. Devo leggere Under Execution, Under Jailbreak, che ha un titolo meraviglioso ed una copertina ancora più bella. Guardate, non lo so, mi ispira un sacco. Soprattutto perché io sono un grande amante del maestro Araki. E Magical BT, che è molto strano in realtà come estetica. In alcune tavole sembra quasi essere Akira Toriyama praticamente. Però non lo so, vedrò di cosa si tratta. Per ora Bao e Irene ultra consigliati. Questo cofanetto costa la bellezza di 50 euro, ma se siete fan da Araki è ultra consigliato e secondo me il prezzo, conoscendo questo tipo di edizioni, conoscendo questo tipo di cofanetti, leviterà tantissimo nel corso del tempo. Quindi se siete collezionisti è anche qualcosa che non dovreste farvi scappare. E niente, per il resto, parlando di questo cofanetto, potrei dedicare praticamente un video ad ogni volume, ad ogni opera, visto che si tratta di opere ben distinte. Per adesso vi dico soltanto che Bao e Gorgeous Irene mi sono piaciuti e sono in pieno stile Araki, anche se si vede che sono qualcosa di precedente alle bizzarre avventure di JoJo. Quindi ne consiglio l'acquisto, come per Rohan, ma con molti soldi in più. Cioè Rohan, Così parlò Rohan Kishibe, potete acquistarlo se volete provare se lo stile di Araki fuori da JoJo possa piacervi o no. Qui la situazione è diversa perché costano veramente un sacco. Ma come per Rohan, se vi piace Araki, vi piaceranno. Anche perché vi mostrano la crescita dell'autore, vi mostrano come si è arrivati in qualche modo a JoJo, a Rohan e alle loro bizzarre avventure, mostrandovi la crescita di un autore che davvero ha fatto la storia dei manga e ha contribuito soprattutto a farli crescere, a farli cambiare in maniera completamente bizzarra, pensando fuori dagli schemi, costruendo personaggi che vivono fuori dagli schemi, e in qualche modo molti autori si sono ispirati a lui. Quindi se vi piace Araki, forse dovreste recuperarlo, soprattutto se volete vedere la sua crescita autoriale. Detto ciò, questi sono stati i miei acquisti d'agosto. Di molti di questi lavori parleremo nuovamente sul mio canale, soprattutto di Uzumaki, non vedo l'ora, sto già scrivendo un video dedicato a quella serie perché mi sono veramente innamorato di Junji Ito, è stata la mia prima lettura di quell'autore e sicuramente acquisterò altro di ciò che ha fatto, quindi in futuro vedrete altro Junji Ito su questo mio canale. Per adesso diamo un'occhiata di nuovo nel complesso a tutto ciò di cui abbiamo discusso in questo video. Ed eccole qui,
in tutta la loro bellezza, vigilante un po' contro luce. Vi faccio ombra, eccolo qui, il bellissimo Endeavor. Io vi ringrazio quindi per aver visto questo video fino a questo momento. Spero che vi sia piaciuto, io amo questo cofanetto. Di molti di questi lavori parleremo ancora sul mio canale, quindi stay tuned. Non vedo l'ora di discutere di queste cosette e mi piacerebbe ricevere un vostro feedback in merito. Quindi ho bisogno dei vostri commenti, soprattutto quando parlerò di qualcosa che mi esalta, perché voglio sapere cosa ne pensate voi di questi lavori se li avete già letti. Sono molto interessato a ricevere dei feedback perché mi piace creare discussioni sulle cose che amo. Ma questo, se mi seguite, lo sapete già. Se ancora non mi seguite, qui sotto in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e ovviamente potete iscrivervi al canale per ricevere notifiche sui prossimi contenuti. Io quindi vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo mio canale. Probabilmente il prossimo video nel quale parleremo di manga sarà quello dedicato ad Uzumaki di Junji Ito. Non vedo l'ora di parlarvene. Alla prossima, gente. Bye bye.